parlo di distaccamenti, dov'è che praticamente dovrebbero essere 12-13 unità, ma alla fine siamo in 7 unità. E questo praticamente ne grava anche sui carichi di lavoro dei colleghi. Noi in Sicilia abbiamo le piante organiche datate da oltre un ventennio, gli interventi sono quintuplicati. Una riclassificazione dei comandi siciliani dei vigili del fuoco, più organici e mezzi. Lasciando perdere poi il corrispettivo economico, che è una cosa successiva. E quanto hanno chiesto i sindacati al sottosegretario Emanuele Prisco in vista a Palermo, se recenti devastanti incendi hanno insegnato qualcosa, nonostante tutti gli sforzi delle squadre impegnate in campo, giunte anche da altre regioni, e che di fronte a scenari sempre più apocalittici il problema non è più rinviabile. Innanzitutto possiamo dire che c'è stata una risposta straordinaria dei soccorsi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che hanno dimostrato ancora una volta professionalità, coraggio. Il governo in questi mesi ha riservato un'attenzione importante al Corpo Nazionale, potenziando di circa 1800 unità organico, scegliendo di fare un importante investimento con la sostituzione di gran parte del parco mezzi. La Sicilia è prima regione per interventi nel bollettino annuale del corpo, ma mancano all'appello almeno 400 unità tra passaggi di qualifica, 200 solo negli ultimi 2 anni, pensionamenti e personale dichiarato non più operativo. C'è sicuramente l'intenzione, ovviamente compatibilmente con quelle che sono le risorse dello Stato, che come è noto non sono infinite, di dare ancora più uomini, più mezzi e sedi più efficienti ai Vigili del Fuoco. Dopo Palermo, il sottosegretario si è recato al comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.